Anche questa bottiglia vuota è piena di valore. Raccolta e riciclata, si trasforma in prodotti inaspettati, innovativi e ad alte prestazioni. La plastica, troppo preziosa per diventare un rifiuto. Il tour di Casa Corepla arriva al centro commerciale di Via Argine con la sua struttura itinerante aperta alle scuole primarie del territorio e a tutti i cittadini per introdurre al mondo della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi in plastica. Un'esperienza didattica sul ciclo completo che compie l'imballaggio in plastica dalla prevenzione alla raccolta differenziata, dalla selezione al riciclo per finire con oggetti che si producono con la plastica riciclata. Le scuole che verranno a fare visita, e sono tantissime perché abbiamo superato gli 830 bambini per 43 classi, vengono quasi tutte da quartieri molto difficili della periferia est e nord di Napoli, e quindi pensiamo che questo possa servire anche a, diciamo, essere un presidio di legalità e un presidio di contenuti buoni. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Corepla e Comune di Napoli, un rapporto quasi ventennale che ha permesso l'avvio della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica a Napoli fin dal 1995. Napoli è una tappa ovviamente molto importante perché la storia di Napoli ci è molto vicina sulla vicenda rifiuti. Oggi siamo arrivati a 8.600 tonnellate raccolte, un più 33% rispetto al 2012, il 2013 sul 2012. È un risultato sicuramente molto buono, c'è ancora parecchio da fare perché la regione è un po' più avanti del suo capoluogo, anche se il capoluogo chiaramente è molto difficile per le sue caratteristiche sia territoriali sia di composizione sociale. In una realtà non è semplice lavorare, insomma, su questo terreno.